con nuovo video e questo è il periodo dell'anno in cui si va in vacanza. So che tante di voi sono già rientrate, che altre resteranno a casa, ma tante altre come me invece sono in trepidante attesa di partire. E visto che in questa settimana sto ultimando la valigia e quindi sto vedendo un pochino le cose da portare, ho pensato di fare questo video e condividere con voi alcuni trucchetti per viaggiare leggere, quindi per portare esclusivamente l'indispensabile, l'essenziale, e lasciare a casa il superfluo, quindi le cose che invece non utilizzeremo mai. Spero insomma che questo video vi possa essere utile per tutte quelle che partiranno ad agosto e a settembre. Io vi lascio le immagini e ci vediamo dopo. Quando preparo la valigia, la prima cosa che faccio è scegliere accuratamente i prodotti di make up e beauty da portare con me. Per quanto riguarda il make up, scelgo sempre un prodotto per categoria, massimo due, tanto è inutile portarne di più perché sicuramente non si avrà mai né il tempo e né la voglia di fare trucchi troppo elaborati. Quindi io sono sempre dell'idea pochi ma buoni. Ovviamente porto sempre con me un pettine, in questo caso la Tangle Teaser, ed un elastico per i capelli che può sempre ritornarmi utile. Quando si viaggia solo con il bagaglio a mano bisogna prestare particolare attenzione ai prodotti liquidi da portare con sé. Io solitamente utilizzo questi contenitori trasparenti in cui vado a travasare i prodotti per struccarmi, come l'acqua micellare, il tonico e la soluzione bifasica per gli occhi. Porto sempre anche un pacco di salviettine struccanti per aiutarmi, una travel size di bagno schiuma e sapone intimo. Ovviamente i campioncini non mancano mai e questa volta ho scelto dei campioncini di shampoo e balsamo per i capelli, una crema per il viso e per il corpo e due mini size di profumo. La quantità limite consentita è di 100 ml per contenitore e il tutto deve essere contenuto in una pochette trasparente e ben visibile per eventuali controlli in aeroporto. Le scarpe, in questo caso porto un paio di infradito che sono comode anche per girare all'interno della camera ed un paio di sandali un po' più carini e versatili dal colore neutro che si riescono ad abbinare un po' con tutti gli outfit e vado a metterle all'interno di una dust bag in modo da non andare a sporcare il restante contenuto della valigia. Per quanto riguarda i vestiti, per occupare meno spazio vado ad arrotolarli su se stessi e porto un pigiama, una t-shirt basic, un crop top, un semplice vestito a righe aderente, uno short di jeans e una salopette. Sono tutte cose molto casual e easy allo stesso tempo, ma che io adoro. Non manca mai una piccola pochette con la tracolla che durante il viaggio è sempre molto comoda e molto utile. E voilà, questo scompartimento è completo. Se andate in una località di mare, anche se non è il mio caso, il costume potete inserirlo in questa pochette morbida insieme ai ricambi degli slip e dei reggiseni. E vado a metterlo in questo scomparto a retina in modo che sia ben visibile ed accessibile. Nell'altra parte della valigia rimasta vuota invece vado a mettere il caricabatterie del telefono, della macchina fotografica, del computer o di tutto quello che volete portarvi e lo metto all'interno di questa pochettina in modo da evitare che i fili si aggrovigliino tra loro. Porto anche il computer e come potete vedere rimane tanto altro spazio libero per inserire magari il phone, la piastra se restate per più giorni e tanto altro spazio invece per il vostro shopping. La valigia è finalmente completa, non mi resta che augurarvi buona vacanza, have a safe flight! Eccoci qua ragazze, la valigia è finalmente terminata. Spero tantissimo che questo video vi sia stato utile per preparare le vostre valigie in maniera molto più veloce e sbrigativa. Colgo l'occasione per annunciarvi che andrò in vacanza quest'anno a Londra tra qualche settimana e so che tanti di voi ci sono già state anche più volte, quindi se avete qualche consiglio da darmi, qualche posto da visitare assolutamente, qualche locale o ristorante in cui devo assolutamente andare, mi raccomando, aspetto tutti i vostri consigli giù nei commenti. E stavo pensando anche in occasione di questo viaggio di fare dei videoblog. E mi piacerebbe tantissimo l'idea di potervi portare insieme a me e farvi vedere i momenti più belli ed emozionanti della vacanza, visto che tantissimi di voi all'inizio mi avevano richiesto questa tipologia di video. Mi raccomando, fatemi sapere se vi può interessare. Ovviamente non so ancora se registrerò dei video vlog giornalieri oppure un travel diary in cui rividerò appunto
tutti i momenti più belli ed emozionanti del viaggio. Aspetto tutti i vostri consigli, tutti i vostri pareri, tutti i vostri commenti. Io in questo momento sono super emozionata, agitata, felicissima, è un insieme di emozioni contrastanti. Tra l'altro per me è la prima volta in assoluto che vado a Londra, quindi potete immaginare come sto. E niente, io vi mando un bacione grande, se vi va fatemi sapere dove andrete voi in vacanza. Lasciatemi un bel pollice in su se questo video vi è risultato utile, se vorreste vedere altri video di questo genere della serie video utili. E nulla, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!